Oggi ci troviamo alla braceria, dove siamo qua? A Cortona. No, no a Cortona. Andiamo, non lo so fare altro ruolo. Dagli do il ciacco, ok? Amici di Braciami Ancora, oggi ci troviamo alla braceria e a Camucia in Cortona. No. Già sei impallata, vabbè ragazzi, vabbè, ci vuole mestiere. Vai, amici, Braciami Ancora, ben arrivati a un nuovo video. Oggi siamo a Camucia Cortona. Camucia Cortona, ho detto bene? Bravo, sono bravo. Sono un ristorante che si chiama La Braceria. Sto con Paola, grande amica di Braciami Ancora, grande chef di griglia, grande chef a 360 gradi. Oggi ho provato a fare un inizio di un video alla Braciami Ancora, ci devi lavorare. Allora, grazie Paola che sei venuta. Io so che stai girando l'Italia perché stai facendo tantissime consulenze a steakhouse, ristomagellerie. Io quando stai con me sono felicissimo. Però oggi il tema centrale è un altro. Oggi facciamo un confronto meraviglioso. Questo ristorante mi ha chiamato e mi ha detto: Michele, guarda che ho. Chianina di 14 anni è questa che metteremo a confronto con una chianina di 2 anni. Pom. Paola, yeah. Che succedeva 14 anni fa? Allora, 14 anni fa Obama diventa presidente degli Stati Uniti. E mica poco, poi. Poi. Usain Bolt fa il record dei 100 metri. Buttalo via. Okay. Buttalo via. E poi c'è sta pure la crisi economica. Ve lo ricordate questi diciamo episodi? Ecco, quando accadevano quelli nasceva questa mucca, ok? Nel 2008, lo dico io, a Roma ha vinto la Coppa Italia. Dai, Vabbè, a parte questo. Forza Roma. Allora, entriamo subito, diciamo, andiamo alla ciccia, ragazzi. 2 anni, 14 anni. Perché sono corso qui alla braceria di Cortona, ragazzi? Perché c'è questa convinzione che la vacca vecchia provenga solo dagli altri paesi. In realtà la vacca vecchia, vacca anziana, vacca matura, insomma, le carni mature ce le abbiamo pure noi tranquillamente, basta trovare l'allevatore che decide di portare avanti l'animale. Ok, giusto? Giusto. Allora, io ho studiato, vi posso dire che entro i 2 anni la chianina è una chianina IGP, se supera i 2 anni diventa una chianina che ha un'altra sigla, che poi vi dico perché adesso non mi ricordo sta sigla. Prima di addentrarci, di iniziare a assaggiarla, a tagliarla, a cucinarla, io vorrei che tu Paola mi dicessi dal tuo punto di vista, dal punto di vista tecnico di uno chef, le differenze che vedi. Come allora, ti sembrano? Vabbè. Dimmi un po'. Già il colore è la prima cosa, no? Lo stesso animale, stessa provenienza, okay, la stessa alimentazione. Razza, ok, lo stesso allevamento. 12 anni di differenza. 12 anni di differenza. Allora uno dice, ma questo è anche più... Allora il colore, questo è più vivo. Questo è un colore, come vedete, potrebbe sembrare molto più frullata, ma in realtà hanno anche la stessa frullatura. Poi un'altra cosa da considerare, la dimensione. Nonostante questo è molto più grande, sì. Come vedete... La carne, in questo caso la costata, sembra più piccola, sì. Ma questo è un fatto proprio dell'avanzamento dell'età dell'animale. Okay, si è invecchiato. Si è invecchiato e quindi alla fine, però l'osso è molto più coriaceo. Okay. Questo per rompere quest'osso bisognerà lavorare molto. Ti presento il proprietario del locale. Ciao. Questo è un bel locale perché siamo diciamo a Cortona, provincia d'Arezzo. Siamo presenti alle porte di Cortona. Camucia. A Camucia. Ha impostato il locale con una filosofia molto particolare. Niente, io praticamente... Voglio valorizzare i nostri prodotti del nostro territorio, la chianina è un elemento importantissimo della nostra terra, quindi va valorizzata solamente, quindi senza mettere o togliere alcuni elementi, farla valorizzare, cioè metterla in frullatura, cuocerla in brace e metterla al tavolo. Basic, semplice, perfetto, senza troppe pippe mentali, esatto. Senza troppi panegirici, esatto. Fantastico, è il motivo per cui alla fine Braciami Ancora è nato, no? Raccontasti i posti. Possiamo dire che l'80% di carne che tu proponi è chianina in questo ristorante? Anche il 90%. Anche il 90%, poi c'è anche altre selezioni che ho visto, sì, interessanti, sì. Però insomma, figo, chianina, centrati sulla chianina. Già eravamo venuti qua un paio d'annetti fa perché avevamo fatto una verticale, se non ricordo male, bravissimo. Un anno fa, una verticale di chianina frullata 30, 60, 90 a 120 giorni. Io torno qui quando c'è qualcosa da sperimentare e qualcosa da farvi vedere sul fronte chianina. E oggi ragazzi, grande confronto, non vedo l'ora soprattutto di sentire il tuo parere Paola, sì. Ok? E di ripresentarvi Stellina, il braciere extra small, il bracerista extra small di questa braceria. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Se lo vedono di sera, ci sta marciando, questo lavoro, mica scherzo. Allora, bello di casa, tu già quella, vabbè, cuoci bistecche da quanto? Parecchi anni. Da ventina, diciamo. Cioè, nonostante l'apparenza c'hai 40 anni. 40 anni. Portati malissimo, no scherzo. No, sai, la gente ma posso mettere sta battuta? Ma certo. Sicuro. Ma autorizzi, me la liberatoria. Ok. Questa qui è una vacca di chianina, sì. Introvabile. Introvabile. Sì. E tu come l'hai trovata? Cioè degli accosti. Che? C'ho degli accosti. Degli accosti? Che cazzo vuol dire accosti? In italiano, accosti c'è dei contatti? Sì, c'ho dei contatti. C'è lo spacciatore, sì. Di vacche vecchie? Sì. Ma te da solo le vacche vecchie o ti da pure qualcos'altro? No, solo vacche vecchie. Tu quando lavoravi ce l'avevi lo spacciatore di vacche vecchie?
Di vacche vecchie no, però tipo di tartufi, di altre cose, sì, lo spacciatore è uno chef, ce l'ha sempre. Ma se, però sempre di roba che si mangia, no? Certo, per carità, per carità, solo i maliziosi potrebbero pensare diversamente. Appunto. Ma che sta fanno? Torna la zappa, scherzo, io voglio tanto bene a sedia, poi è grosso, insomma, se si incazza nemmeno. Al chilo questa, quanto sta? Questa? 65. 65 anche, sì. Pure poco. Questa? Questa 60. 60, ma 5 euro di differenza. Sì. Così poco. Sì. Se non fosse una promo, quanto starebbe quella carta? Sicuramente sopra 90 euro al chilo. Vai, andiamo a mangiare. Stellina, adesso tu mi tagli questa bellissima lombata di 169 mesi. Paola! Lampone! Di un po'? Flor lampone, guarda qua! Ragazzi, di chianine così se ne vengono. Vermiglio, non lo so, davvero guarda che colore! Poche! Paradosso, ragazzi, di questa carne! Siccome questa carne è uscita dal consorzio, paradossalmente in proporzione costa di meno, ha meno valore commerciale. Ok, perché è uscita dal consorzio e non ha più la marca dell'IGP, come se fosse una marca, no? Quasi come se fosse diventato un generico, cioè avete presente in farmacia, l'Aulin costa di più e il generico costa di meno. Il paragone è lo stesso. Regge, sì, no? regge. Però questa forse è pure più buona. E mo' assaggiamo. Nei medicinali sono uguali, questa può essere pure che è più buona. Buona, esatto. Secondo me non è. Stelli, per ora mi hai convinto. Taglia pure questa, Stelli. Non so voi ragazzi, ma io quando posso fare questi confronti impazzisco. Stiamo a parlare di 14 anni contro 2. Paola, che mi stavi a dire del texture? Allora, io volevo confrontare, no? Sì. Questa qui che è quella di 14 anni. Sì. Allora, guarda qui le fibre, vedi, si vedono proprio ad occhio nudo. Ok, guardate le caratteristiche della carne. Si sfalda quasi così, già da cruda. Si sono alimentate principalmente nei primi 2 anni di età della stessa cosa. Quindi è un po' una sorta di pregiudizio quello che a volte si sente dire, che una vacca tendenzialmente può essere più dura. Guardate le fibre, si vedono a occhio nudo, guarda in queste, sono meno evidenti, sono più compatte e la carne già si vede che è più coriacea. Fantastico, mi piace da morire. Veramente è come paragonare una modella giovane con Cindy Crawford, no? Cioè sta a regge. Te prego, ma mo fai il paragone te tra uomini? Che ne so, questo chi è? Un tronista? Allora, questo qua è un bello che non balla, che ne so, un ragazzino, cioè. Allora, aspetta, adesso vanno di moda com'è i toy boy. Questo è un toy boy, questo che ne so, un Brad Pitt, un Johnny Depp. Sono per 50 che gli amo. Un Bruce Willis serie A. Stellina, vieni qui, metti il tuo bel faccino qui in mezzo. Allora, che fai? Sto perdendo il controllo del canale. In cottura, come me li tratti? In modo diverso o in egual modo? No, le tratto sempre in egual modo, perché comunque hanno la stessa frullatura. Di solito quando le frullature sono diverse, allora lì magari le tratti un po' differenti. Ah, ok, ok. In questo caso, vabbè, a sto punto. Qua ci c'è o al sangue. Allora Manu, da adesso non ci vede nessuno. Io faccio questo lavoro da tanti anni, più di 10. Ma una chianina da 14 anni non l'ho mai trovata, ma come hai fatto? Diciamo i nostri macellai, i nostri fornitori riescono a, perché abbiamo una grandissima quantità di carne, di chianina che consumiamo, a trovarci queste cose molto molto ricercate, perché ci considerano, diciamo, oltre che dei clienti anche degli amici appassionati, e davvero che mettiamo anima e cuore su questi momenti abbastanza un po' complicati per il nostro settore. Ok, non vedo l'ora di assaggiarlo. Anche davvero, io, anche io. Davvero. Bravo, grazie, davvero. Grazie. Stellina, ce li metti qua? Dai, mettici qua sopra, dai. 14 anni. E 2 anni. Allora, Stellina, io parto da qua, da quella allora, più giovane. Prima di mangiare, ragazzi, prima di mangiare. Una bella differenza. Allora, ho espressamente chiesto a Stellina di farmi una cottura al sangue. Questo è più vivo, questo è un po' più rosa. 14 anni, 2 anni, anche in cottura. Che ne pensi, Stellina? Vieni qua, va. Dici la tua. Se te la chiedono ben cotta, che fai? No, mi rifiuto anch'io. In teoria dovrei assaggiare prima questa, sì. Che dovrebbe essere un pochino più delicata. Assaggiamo. Tenere e tenere, si vede che ha frullato. Un'altra frullatura fatta a mestiere, bene. Sapore molto delicato, basico direi. Di quelle carni che però te ne mangeresti una tonnellata, ok? Magra, insomma, se non ci metti l'olio, il sale, naturale proprio, nature. Sentiamo questa, va? 14 anni.
c'ha un po' più di, un po' più tenace. Forza. Dirò la verità, non mi è assaggiato una chianina di 14 anni. Ma guarda, manco io l'avevo mai assaggiata. È introvabile. Guarda che morbida uguale. Dici che è morbida. Ma che uguale. Pezzo hai preso? Assaggia. Assaggia un po'. Questa è un'esperienza unica. Fammi sentire. Mio personalissimo parere, questa chianina di 14 anni con un giro d'olio e un pizzico di sale equilibrato merita la visita in questo posto. È vero. Cioè anche se so, se state in Cile, cioè cazzo, impegnativo, pigli l'aereo e vieni qua, perché il Cile non ce l'hanno sta roba. C'è un paese più lontano del Cile? Australia. Uguale Australia. Australiano, tu ce l'hai la chianina dei 14 anni? No, e allora devi venire qua, perché non solo trovi la chianina dei 14 anni, ma pure trovi Stellina che te la cucina. E in Australia gente come Stellina non ce l'hanno di sicuro. Buona, buona. Anzi no, mortaccio quanto è buona. Tu sei di Cassino, no? Sì. A metà strada tra Roma e sì. Napoli. Come dite dai due parti? Mortaccio quanto è buona? È vero tu, ok. Ah, sei lì, qui a Arezzo, qua a Cortona, come dite? Suggerisci proprio. Ma che suggerisci? Non so di Cortona. E dove sei te? Abruzzese. E come, vabbè, in abruzzese dite fregate. Fregate in culo. Fregate in culo, dico. Qui a Cortona, cioè voi siete direi da parolaccia, da abruzzese. Sti cazzi, purtroppo. Ah, così. Ok, vabbè. Paola, vieni, guarda. Dica. Allora. Questo è il filetto, eh? Sì, esatto, perché questa è tra la fine dell'ultima, cioè della prima costata. Noi l'abbiamo erroneamente definita costata, ma tecnicamente sì, non... Sì, perché era il confronto, tecnicamente diciamo non si può dire né una filetto e contro filetto, perché c'è un 30 grammi di filetto, per giustizia questa costata non è l'inizio della filetto e contro filetto. Senti, vedi, la fibra è già diversa, no? Buono pure questo. Non è al pari di una vacca vecchia, di queste che arrivano dalla Galizia, dal Portogallo, non c'è niente a che fare. Madre natura, la chianina, l'ha impostata in quel modo, tu gli puoi dare tutta la frullatura che vuoi, tutto diciamo l'avanzare degli anni che vuoi, scambia rispetto alla chianina base, ma non si avvicina a altri tipi di carne, altri tipi di vacche vecchie. Sono esperienze gastronomiche molto interessanti, completamente made in Italy, insolite, perché come diceva Paola prima, non si trova sta roba in giro, devi essere veramente un grande ricercatore di queste primizie, andarle a prendere, acquistarle, investirci, proporle ai clienti, insomma è un bel lavoro dietro. Però ragazzi, stiamo proprio parlando di un altro mondo. La chianina di 2 anni è una Mini Morris e questa, ragazzi, che ha 14 anni, è un Hammer, per farvi capire diciamo il gap che c'è, va bene? Ho detto tutto. Paola, nel frattempo Manu, sì, ha visto che abbiamo terminato, ma se siamo magnati solo sì, la chianina, ci ha invitato a pranzo. Io ho dato uno sguardo al menù. Tu che hai fatto? Ho dato uno sguardo al menù. E? Ci sono 2 o 3 cose interessantissime che voglio assolutamente assaggiare. Mi ero distratto, sì. Paola, che cosa ha ordinato? Una selezione di quinto quarto di chianina. Una selezione di quinto quarto, sì, di chianina, pure quello fa. Guarda un po' che c'è lì, c'è Stellina che ci porta alla selezione di quinto quarto di chianina. Metti qua, va. Metti qua, va. Dice la Stellina cosa ci ha fatto? E poggia Stellina, che dai, poggia Stellina, poggia, volevo mangiare. Polmone, sì, porto sul fuoco, sì, sinteticamente raccolta con fil di raccolta. Ah, fregate, questo? La trippa classica toscana con fagioli. Bene, questo? Insalatina di cuore con verdure croccanti. Questo? Tartar di diaframma con fulli di pomodori. Tartar di diaframma, sì. Fregate, questo? E la lingua. Una lingua, ok, vabbè, si vede. Paola, tu l'avevi mai mangiato una selezione di quinto quarto solo di chianina? No, assolutamente no. Assaggiamo, a me mi intriga questa, lo sai. Buono, delicato, condita, ma senza esagerare. Ci ha avuto coraggio di non coprire il sapore del diaframma, che comunque alla fine si sente, no? Io a tartare il diaframma non l'ho mai mangiata. Buona lingua, intingo una salsetta, poi e lei, riconosco pure di questa, una chilata me ne mangerei. Questa è la lingua che faceva mia nonna la domenica. Ultimo assaggio, la trippa. Aspetta. E chi se muove? Cioè, non ti frega il pezzo mio preferito, eh. Fai prima te allora, vai. Allora, lo sai qual è? No. Questo qua, guarda, lo sai come si chiama questo? Lo vedi? Come si chiama? Lo sai come si chiama questo? No. 100 pelle. 100 pelle? Sai perché? Perché c'ha tutte queste, vedi, queste cose così? Sì. Allora, la trippa ovviamente è fatta di varie, sono i vari stomaci del, sì, dell'animale, no? Questa è la mia preferita, okay. 100 pelle. Dopo mangia tutto. Lo mangio io? Sì, sì. Pezzetto me lo mangio pure io.
buona. Che io voglio una trippa. Una trippa è sempre buona. Fuori programma, sono arrivate le animelle. Una salsetta alla rucola, però salsetta la particolarità che mi ha spiegato Stellina, lo chef, che è rucola selvatica. Rucola selvatica. Quindi è più intenso il sapore. Ragazzi, animelle con una salsetta di rucola selvatica. È un fuori programma, ce l'ha portato Stellina. Tu vieni con me, tu, sequestrato. Oh, questo me lo porta a Roma, te lascio Paola. Che cazzo ci sta a fare qua? A Roma che sta. Abbiamo del tortello ripieno con la carne maturata. Bene. Di Chianina, sempre sì, 60 sì. giorni. Chips di topinambur. Chips di topinambur, sì. Tu che fai il chips di topinambur? Ma qua la faccio. Sai che è topinambur? Una mezza patata. Sì. E semi di zucca. Sì. E due gocce di fondo bruno. Mi posso mangiare? Perfetto, Paola, dimmi un po' che ne pensi. Ma poi te lo dico a che sta. Grazie. Beh, l'interno è molto interessante, guarda qua, bello ripieno, compatto, assaggiamo, è buono. Ma questo ragazzi è mortacci quanto è buono. Effettivamente il topinambur gli dà una spinta in più, no? È vero. Noia. Metti patata dolce, no? No, carciofo. Quello. Ragazzi, conclusione finale di questo video, io ogni volta che vengo a questo ristorante imparo qualcosa. Sto giro il confronto tra la Chianina è stato mostruosamente didattico, ho imparato un sacco di roba. Tra l'altro poi il video è proseguito con il loro menù, ragazzi ne esco davvero davvero piacevolmente sorpreso, piacevolmente colpito. Allora, la braceria sta qua, voi dovete solo salire in macchina e cominciare a venire. Ok, chiamate, prenotate, Camuscia Cortona, praticamente prima di entrare a Cortona, vedete il paese e vi fermate alla braceria. Io sono stato tantissimo bene, Paola, tu ti ho interrotto mentre stavi a mangiare la trippa. Okay, per darti un po' ti hanno portato incredibile. Senti, grazie per avermi accompagnato, tornerai con me a fare altri video? Vediamo. Ok, mi piace Paola perché se la tira, ragazzi, viva Cortona, viva sto ristorante, che è un ristorante che va dal sodo, che va dritta alla sostanza, che non fa tutte queste cose che vanno di moda adesso. Viva la ciccia, viva la sostanza, viva sto ristorante, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao! We'll be right back.